Buonasera, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione dell'impegno di domani di Europa League. Cominciamo con le domande, prego. Mister, buonasera. Buonasera. Le chiedo innanzitutto se avete analizzato, capito e ormai gettato dietro le spalle la brutta partita di sera. Sì, d'accordissimo, tutto quanto ho letto anche un po' statistiche che non erano così brutte. Sensazione sempre dopo una sconfitta 3-0 è bruttissima, questo è dato di fatto. Noi abbiamo analizzato, abbiamo parlato, era un bel confronto di veri uomini e sono sicuro che domani si vedrà quella Lazio che si vedeva fino a qualche giorno fa. Questa certezza ce l'ha anche perché difficilmente la Lazio sbaglia le partite importanti. Ma spero almeno questa continuità che avremo anche questa volta, perché è importantissimo domani contro un avversario che, come tutti i tedeschi, credono fino al 150 minuto, fino arbitro non fischia alla fine, partite contro i tedeschi non sono mai vinte. Questo sappiamo e dobbiamo dare al massimo per ottenere questa vittoria. Come la sta studiando? Che Lazio vorrà vedere in campo? Lazio che entra concentrata, consapevole, che dimostra questo valore che abbiamo sempre avuto in casa, trascinato dal cornice del pubblico, e Lazio che deve andare per vincere la partita. Buonasera. Ci ha spesso detto in sala stampa, o meglio ha messo in guardia specialmente i suoi, dai rischi che si corrono contro squadre che sulla carta sono inferiori, ma questi blackout a livello di approccio stanno diventando un po' troppo regolari. Visto che ce lo dice in sala stampa, è evidente che il concetto lo ripeta nello spogliatoio, perché il messaggio non passa? Ma non è sempre, abbiamo vinto anche contro i piccoli, abbiamo perso anche contro i grandi. Sono momenti di una stagione dove succedono le cose, ma alla fine il risultato si vede alla fine di tutte le gare, perché è importante sicuramente avere una costanza, cosa ultime partite ci manca, non manca adesso che giochiamo meglio o peggio contro le piccole o grandi, ma ci vuole più costanza, più cinismo, che esempio contro di noi una Siena ha avuto. Dalla partita della settimana scorsa, che insegnamenti ha tratto per domani? Da cosa dovrà guardarsi rispetto all'avversario della sua squadra? Ma gli insegnamenti di una partita non si devono tirare mai, perché, come ho detto, sono tutti processi e si deve valutare un processo. E da gennaio abbiamo visto squadra che sta tornando in forma, squadra che è in salute, una squadra che non è ancora abbastanza costante e non è abbastanza cinica, e questo dobbiamo per domani diventare sia in fase possesso che non possesso palla. Hai detto che avete avuto un confronto aperto. Innanzitutto le chiedo, è utile a volte confrontarsi in questo modo? E poi, analizzato bene gli aspetti, ci sono più errori mentali, comunque più un calo mentale della squadra o fisico? Ma se vedo come squadra si è presentato, come abbiamo subito il gol, che abbiamo subito 3 gol da 4 tiri, da cui solo 3 tiri in porta, allora significa che il componente individuale conta tanto. Allora ci vuole concentrazione, regime, disciplina individuale e non dimenticare le cose. Questo può essere per un gol subito o un gol non segnato, ma dobbiamo sicuramente essere tanto più concentrati, più volonterosi e dimostrare questo su campo. Un'altra cosa, lei aveva detto sempre lunedì sera dopo la partita, chiedo scusa un po' a tutti, in particolare ovviamente ai tifosi. Quindi l'esperimento di questa difesa a 3 è accantonato, cioè lei ha riflettuto, è stato anche un po' un suo errore aver presentato quello stato tattico? No, adesso proviamo a 2. No, perché deve essere accontentato una cosa, questo è stesso
come abbiamo segnato con due punte contro Borussia e non abbiamo segnato a Siena, se sarà 2, 3 o 5 punte significa poco. Ogni partita ha una sua storia e noi dobbiamo affrontare questa prossima partita con massimo impegno e dimostrare tutti i nostri valori. Vogliamo vincerla, vogliamo andare avanti e questo è importante. Un'ultima cosa, se dici come sta Mauri, ieri si è allenato a parte, insomma. Non bene, probabilmente non sarà convocato. Sì, volevo chiedere, ci dobbiamo aspettare dei cambi di formazione domani, visto che la squadra passa per uno stanca, soprattutto a livello mentale, più che fisico, però magari mettere qualche forza fresca può far bene anche. No, ma io vado in contrario, penso che stiamo mentalmente a posto e che stiamo benissimo mentalmente. Dopo succedono come è successo blackout, ma blackout dove noi abbiamo subito 2 gol e dopo ti cambia la gara e questo è evidente. Abbiamo tentato, ma dopo non c'era più condizione e anche questo significa che dobbiamo ancora tirarci insieme, dobbiamo ancora essere pronti uno ad altro a aiutare di più e quando un giocatore si trova in difficoltà altro deve dare una mano per tirarlo fuori e così si aiuta anche la squadra. Poi volevo chiedere, Ederson è passo in discrete condizioni in quel quarto d'ora in quel giorno del Siena? È già pronto per giocare la partita dall'inizio o bisogna aspettare ancora un pochino? Ma questo è difficile da sapere, penso neanche lui solo non sa queste cose perché questo deve provare, si deve sicuramente dare qualche minuto in più finché non torna con questa costanza che ha dimostrato per questi 15 minuti, ma penso Ederson sta migliorando la sua situazione fisica e sempre di più sarà pronto per giocare. Dipende 30, 40, 90 minuti, dipende anche da lui, ma anche dal resto della squadra. Buonasera mister, vi faccio 3 domande in una. Che partita si aspetta dal Borussia, che comunque viene da un 3-3 e ha un solo risultato per passare, cioè deve provare a vincere? Che partita si aspetta dall'arbitro, perché spesso in passato la Lazio è stata penalizzata e anche l'ultima volta abbiamo visto 3 rigori contro, in una partita non si vedono quasi mai? E che partita si aspetta dal pubblico, perché verranno in 7-8 mila dalla Germania, quindi giovedì scorso facevamo un appello al pubblico della Lazio di essere presente allo stadio. Effettivamente il Borussia ha giocato in casa, speriamo che sia così anche per la Lazio domani. Ma forse solo una risposta anche che aspetto quasi tutto uguale come era lì. Borussia che giocherà in maniera più o meno uguale come ha giocato per approfittare dei nostri errori. Arbitro che non sarà condizionato. E pubblico che, come là, è stato dietro la Borussia, sarà tutta la nostra parte. Allora Sergio, cosa ti aspetti da questa partita tu personalmente? Poi ti voglio chiedere a te, in realtà una domanda che volevo fare al mister, ma la posso fare anche a te. Secondo te che cosa manca a questa squadra per fare il definitivo salto di qualità? Quello che sembra sempre mancare, no? Abbiamo parlato della sconfitta di Siena, ha parlato il mister, ci manca ultimamente un po' di costanza, prima di tutto mentale, come si è detto, quindi bisogna crescere sotto quel punto di vista, però a mio avviso non dobbiamo rendere la sconfitta di Siena più dannosa di quella che poi in realtà è già stata, cioè dobbiamo liberare la mente da questa sconfitta, avere una grande convinzione nei nostri mezzi, perché so e sappiamo che è stata una brutta sconfitta, però dobbiamo anche sapere che siamo una squadra importante, una squadra forte che sta lottando su tutti i fronti. Abbiamo ottenuto un grande risultato in Coppa Italia, abbiamo sempre fatto bene in Europa, anche fuori casa, tutti sappiamo che è molto difficile andare fuori casa, invece siamo andati a giocare con personalità e con molta fiducia. Noi non dobbiamo smarrire, a mio avviso, questo tipo di atteggiamento e non dobbiamo, ripeto, rendere più dannosa di quello che è già stato la sconfitta di Siena. Quindi ci dobbiamo presentare domani con una grande convinzione, con una grande voglia di riscattarci e con una grande consapevolezza anche nei nostri mezzi. Quindi da questo punto di vista, secondo me,
è giusto presentarsi così, la Lazio si presenterà così, cioè, ci aspetta e ci attende una partita molto difficile, una partita, si sa quando affronti le squadre tedesche, ma tutte le squadre d'Europa che si giocano sempre le partite al 100% fino all'ultimo secondo, non mollano mai, ma noi abbiamo anche noi dimostrato di essere una squadra così, che ha delle ottime qualità, quindi una partita dura, ma una partita anche bella da affrontare, come è stato poi all'andata, no? Giocare stadi così importanti, con una cornice di pubblico importante, quindi domani sono sicuro che i nostri tifosi ci daranno una grande mano, e ripeto, avere la consapevolezza che stiamo lottando su tre fronti, sono aperti, nella Coppa Italia è già stata messa da una parte, quindi ecco, avere questa consapevolezza qui penso che sia molto molto importante. Buonasera, mister. Quanto è grande la sua rabbia e il suo rammarico, perché queste erano partite, Palermo, Chievo, Siena, Genova, che potevano dare alla Lazio la possibilità di avvicinarsi al vertice, e invece sono arrivati due punti, uno con questi quattro, due su cinque. C'è rammarico, c'è rabbia che volete domani sfogare in qualche modo perché ci siete rimasti male? Ma siamo andati un po' troppo in là, perché abbiamo avuto anche una striscia di 16 risultati positivi che non dobbiamo neanche questo dimenticare, ma tutto insieme ieri. Allora noi dobbiamo essere pronti positivamente a guardare in avanti, sappiamo le nostre forze, ma dobbiamo, come abbiamo visto in questi precedenti, dimostrare ogni partita, ogni minuto e contro ogni avversario, e questo sarà domani stesso. E una seconda cosa, pensa sia più facile arrivare terzi o andare avanti in Europa, per dove avete dimostrato sempre una certa continuità di risultati, anche un bel gioco, anche tanti gol? Ma non c'è niente di facile, sicuramente tutte e due strade sono molto difficili, e più si va verso in là ci sono sempre meno possibilità di fare più bene, perché arrivano avversari da una parte più forti, dall'altra parte del campionato arriva anche pressione, arrivano anche avversari forti che lottano per diversi obiettivi, ma lì si vede forza di una squadra e noi lavoriamo in questo senso. Ciao Sergio, prima il mister parlava del confronto, ha detto insomma un confronto tra uomini, su che cosa vi siete concentrati, insomma focalizzati su questo confronto, sull'approccio, sugli errori individuali? No, innanzitutto so che ci sono state delle voci, ci tengo a chiarire, è stato un confronto a mio avviso costruttivo, tra persone che erano consapevoli di aver commesso un passo falso, però ci siamo guardati negli occhi e abbiamo cercato di esaminare appunto la brutta partita, ma è stato anche un confronto per ribadire la fiducia di uno nei confronti dell'altro, perché quando poi accadono queste brutte sconfitte si sa che si sente un po' di tutto, no? E quindi a volte il pericolo, ma non è il nostro caso, è che si possa inserire, ecco, questo meccanismo, innescare questo meccanismo. Invece c'è stato un confronto sul fatto che tutti quanti ci siamo detti consapevoli, eravamo consapevoli che si poteva fare di più, che si doveva fare di più, ma di non perdere la fiducia, perché penso che questo in una squadra sia la cosa più importante, la fiducia uno nei confronti dell'altro. A mio avviso è un confronto appunto molto costruttivo e molto positivo, quindi ci tengo a chiarire questo aspetto, perché sono sentite delle voci diverse, quindi un confronto diverso, invece è stato questo tipo di confronto. Buon pomeriggio Sergio, risultati a parte della squadra, volevo chiederti quanto sei soddisfatto del tuo periodo. Beh, io ho sempre detto che già da quest'estate, ecco, sono rimasto cercando di dare il massimo, cercando, quando il mister mi avrebbe chiamato in causa, di dare il massimo, di essere importante anch'io per questa squadra, ma quest'anno non solo io ma tanti altri miei compagni stanno dimostrando questo, anche chi ultimamente o chi ha giocato meno, quindi è chiaro che da questo punto di vista siamo contenti, però
siamo in un momento che siamo concentrati su altre cose, e sicuramente il fatto di, come ha detto il mister prima, di riprendere questa costanza che ci ha sempre contraddistinto in questo campionato, in questo momento le nostre energie, le mie energie superano il discorso personale, perché in questo momento sentiamo che è una fase molto importante del campionato per la squadra, quindi ognuno di noi deve dare il proprio contributo, quel qualcosa in più, soprattutto in questi momenti, per riprendere quel cammino, no? Al di là dei risultati, anche di prestazioni. Sergio, dopo la partita con la Juventus in zona mista, ci hai detto forse il gol più pesante della mia carriera. Uno domani sera potrebbe regalare alla Lazio gli ottavi di finale di un torneo nel quale la Lazio non ha provato da più da 10 anni. Spero che sia appunto la conseguenza della prestazione che domani sera noi dobbiamo fare, quindi è chiaro che io da attaccante spero sempre di dare il mio contributo anche in senso proprio di gol, però ripeto, deve essere la conseguenza, come dire, raccogliere il frutto della prestazione della squadra, della reazione della squadra che domani sera tutti vogliamo fare. Ciao Sergio, tu hai giocato sia unica punta che al fianco di un compagno, volevo chiederti che differenze trovi giocando in un modo o nell'altro, e se preferisci magari muoverti al fianco di un tuo compagno di reparto oppure no. No, non ho una preferenza, anche perché sono stato sempre abituato a fare tutti e due i ruoli. Chiaro che sono due ruoli diversi, nel senso che giocando da unica punta sei unico riferimento davanti, quindi devi comunque legare molto, molto il gioco, anche se anche da seconda punta devi muovere molto tra le linee, svariare un po' di più. Chiaro che ci sono delle differenze, però ripeto, io sono stato sempre abituato a fare sia una che l'altra, quindi da questo punto di vista non ho preferenze. Quello che conta è andare in campo con l'atteggiamento giusto e con la voglia giusta, penso che questo faccia sempre la differenza. Bene, grazie.